Anche voi del MAP, Movimento Autonomo Pachinese, avete voluto fare un manifesto e ritorna in auge il sindaco Paolo Bonaiuto, ritratto qui accanto al sindaco Bruno, con scritto più equità e meno tasse. Raimondo, che cosa sta accadendo a Pachino? Il nostro manifesto. Sì, alla fine ce l'hanno fatto attaccare. Aspetta, ce l'hanno fatto attaccare perché c'era la possibilità che non venisse attaccato? Sì, stamattina all'ufficio ne abbiamo viste di belle, ne abbiamo sentite di bizzarre. Avete avuto difficoltà? Guarda Ivan, c'è una al giorno ne succede in questo comune. Vabbè, glissiamo, andiamo avanti. Che cosa sta succedendo quindi? Ma niente, noi ci siamo accorti che la riscossione a Pachino non funziona, non riversa nulla alle casse comunali. E stava passando questa cosa in sordina, allora la facciamo sapere a tutti i cittadini di Pachino. Esatto. E soprattutto rendiamo noto che da Bonaiuto a Bruno le azioni sono state identiche. Pensavamo che Bruno potesse anche nominarlo assessore a questo punto, perché guarda, l'amministrazione sta facendo delle azioni uguali e non ha fatto nulla. Stiamo parlando della riscossione, la Mazzal, non so chi l'ha incaricato. Abbiamo scoperto che c'è una scrittura privata del sindaco, Ecco, ma questo documento con il logo dell'ARS, ovvero Assemblea Regionale Sicilia, giusto. Vedo qui questa calligrafia di chi è intanto? Cioè, guarda, abbiamo saputo che questa è la scrittura del nostro sindaco che con scrittura privata ha fatto il contratto su un foglio che casualmente gli era caduto sulla scrivania dell'ARS. Ah, questo è il contratto con la Mazzal? Sì, era un pezzo di carta. Non so, questa cosa è proprio... È un pezzo di carta, così. Sì, sì. Ma perché avete evidenziato questa scrittura in verde? Perché poi leggendo abbiamo capito che il 40% del suolo pubblico, di quello che paghiamo le attività, va a finire nelle casse della Mazzal, che poi di tutto. Però scusa, ciò che il 40% mi sembra un po' troppino. Ma cioè, su 1000 euro chi paga 1000 euro, 400 euro vanno alla Mazzal. È questo che i cittadini devono sapere. I cittadini paghiamo il suolo pubblico, il 40% va alla Mazzal, e poi la Mazzal non riversa nulla. E i revisori ci hanno detto che non solo non riversa, non rendi conta ed è lì in un locale incomodato d'uso, senza contratto, del comune di Pachino, a fare che cosa? Nulla, fa la riscossione per sé. Insomma, il titolo intestata è tasse troppo alte e poi la riscossione AIPA e Mazzal fugge con il malloppo. Ricordiamo questa frase del malloppo detta dalla Guastelluccia, anche lei fa parte del MAP, in una nostra intervista all'esterno del Consiglio Comunale. Il malloppo, c'è il malloppo, Giordano? Sì, tutto quanto ha riscosso la Mazzal non ha dato una lira al comune. E quindi? Che significa questa storia? E perché non li mandano via e diamo la riscossione a qualcuno che è in grado di pagare? Perché la Mazzal è in amministrazione controllata e commissariata, perché il Tribunale di Milano già da tempo, e loro potrebbero averlo saputo prima che il Tribunale lo sapevate, chissà se il Tribunale di Milano aveva messo in amministrazione controllata queste società, e quindi non hanno liquidato, non hanno soldi, prendono dai cittadini e pagheranno altri creditori, chi viene prima, non sicuramente Pachino. Ma ho saputo nell'ultimo Consiglio Comunale che si stanno attivando per fare in modo di cambiare la società. Ecco. Guarda, questa vicenda è molto bizzarra, perché adesso finché non faranno la nuova gara, Mazzal continua a riscuotere. Ma la nuova gara siamo sicuri che interesserà qualcuno, perché prevede solo il coattivo, cioè esatto, la riscossione coatta, mentre la Mazzal ha l'aggio anche sullo spontaneo, su ciò che i cittadini pagano spontaneamente al comune di Pachino. Questa è una bella notizia. Il nuovo bando riguarda solo il coattivo e si mormora che non parteciperà nessuno. La Mazzal rimane a questo punto a riscuotere nei locali del comune di Pachino, e a fare cosa se poi non riversa soldi al comune? Comunque, tanto da leggere,
potrà leggere anche chi non ha Facebook, chi non ha internet, chi non ha YouTube, eccetera, eccetera. Alla fine voi concludete con mandiamoli a casa. Il vostro operato è questo. Sì, il vostro... ci riferiamo, siamo iniziati da Buonaiuto, adesso c'è Bruno, il suo messaggio che dava nel 2014, più equità, meno tasse. Uguale meno tasse, più equità uguale, significa meno tasse con più equità. Significa che lui nel 2014 si è proposto in questo modo. Poi ha aumentato le tasse, perché noi già lo sapevamo, era nel DNA delle persone del Movimento Democratico aumentare PD, le tasse. PD, del PD. E contrariamente al suo programma elettorale, lui ha aumentato le tasse. Ma poi questa foto che Buonaiuto ride, no? Perché Bruno sorride, ma Buonaiuto si sta scompisciando delle risate, mi sembra. Sì, perché Buonaiuto... sicuramente, avendo saputo adesso come amministra il dottor Bruno e quante gliene diceva, e poi si è dimostrato la continuità dell'amministrazione Bruno, sicuramente avrà da dire: ehi, io non ero da meno del sindaco Bruno.